Com'è la situazione nella tendopoli di Rosarno? La vita nella tendopoli, nel modo più assoluto, non è facile, ecco, però credo che è stato un episodio molto ben circoscritto, è successo, che purtroppo però, ecco, dobbiamo dire, è andato al di là di quello che si poteva immaginare. Diciamo che in questo momento non c'erano motivi forti di attenzione da parte dell'ordine pubblico, in quanto la vita era più o meno pacifica. I migranti hanno raggiunto una situazione abbastanza accettabile tra di loro. Le varie etnie riescono a gestirsi, riescono anche a dialogare tra loro, cosa molto difficile. È chiaro che in quella situazione più personale, io direi, di alcuni, che possano accadere situazioni come quelle che sono accadute, che credo che non vanno nel modo più assoluto generalizzate. Questa gente, pur di portare, di inviare qualche soldo a casa, di fatto vive con la situazione di stenti. C'è un lavoro di tante realtà che cerchiamo di dare lavoro alle persone, cerchiamo di dare un'abitazione più decente, quindi in atto c'è una volontà di superare l'emergenza. Ecco, credo che l'errore che c'è stato fino adesso, fino a qualche tempo fa, era quello di aver considerato l'emergenza come un fatto normale. Non è normalità quella, e quindi si stanno tentando appunto altre soluzioni. Quando nasce la tendopoli di Rosarno? La tendopoli di Rosarno nasce in seguito ai cosiddetti moti di Rosarno da parte dei migranti. Sono 5 anni che i migranti vivono in una tendopoli che era nata per 500-600 persone e che in realtà ne ospita tantissime in più, anche perché attorno alla tendopoli, nonostante più di una volta siano state abbattute, si sono costruite delle, chiamiamole capanne, chiamiamole quelle che vogliamo, cioè proprio luoghi indecenti per vivere. Ecco, ma quindi un accampamento che è continuato, quindi nel massimo degrado, perché mentre in un primo momento c'era qualche associazione che aveva l'incarico di curare alcuni aspetti, poi neanche questo c'è stato, quindi sono stati periodi senza energia elettrica. Energia elettrica che poi è stata fornita grazie anche all'impegno della Chiesa, all'impegno della provincia, ecco, alterne vicende che hanno cercato di in qualche modo di frenare il degrado, ma non assolutamente di toglierlo. Adesso da qualche anno si è preso molto coscienza a livello istituzionale anche che quella situazione non può perdurare. Infatti è in programma una nuova tendopoli, ma soprattutto sono in programma azioni legislative da parte della Regione per dare una sistemazione diversa ai migranti.